Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovo video recensione per la Ludonarra con 2021. Siamo arrivati a parlare di Pendragon e la mia idea iniziale era stata proprio quella di lasciare i titoli da cui mi aspettavo molto che fossero i più belli verso la fine, iniziando a recensire e giocare prima quelli che insomma conoscevo di meno o comunque da cui avevo meno aspettative. Pendragon era uno di questi che ho tenuto verso il finale perché è sviluppato da Inkle, che potrete ricordare per 80 Days o per Heaven's Vault. 80 Days, devo dirlo subito, è stato uno dei miei giochi narrativi preferiti in assoluto, davvero secondo me è un capolavoro che vi consiglio di recuperare. Mentre invece su Pendragon inizio subito dicendo che mi ha smontato le mie rosee aspettative. Perché? Allora, intanto iniziamo col dire che tipo di gioco è. Iniziamo il gioco potendo scegliere uno tra due personaggi, che sono Ginevra o Lancillotto. Andando avanti con il gioco è possibile poi sbloccarne altri, in base a cosa incontreremo durante la nostra avventura, e tramite vari step narrativi esploreremo la campagna, comunque l'Inghilterra del periodo di Re Artù, fino ad arrivare appunto dal re. Nel giorno in cui deve scontrarsi in battaglia con il figlio Mordred. E in ogni campagna che andremo ad affrontare, in ogni volta che giocheremo il gioco, in ogni run consecutiva, partiremo appunto da una situazione differente, con un personaggio differente, magari con una difficoltà differente, ma sempre per arrivare a Re Artù, sempre per arrivare allo stesso duello finale. Tutto il resto è mescolato, nel senso che potremo avere a disposizione determinati villaggi o determinate aree geografiche di intermezzo che triggereranno delle parti narrative, dell'incontro con degli NPC o degli incontri con determinati nemici, che di volta in volta può cambiare. Cosa succede? In ognuno di questi step intermedi si triggera una battaglia che ricorda molto una scacchiera di una partita a scacchi, perché è a quadrati, l'ambiente è a quadrati, c'è un punto in cui si inizia con il proprio personaggio, un punto da cui invece iniziano gli avversari, che sono gli estremi opposti, in questo caso sono in due angoli della scacchiera. Ogni pezzo ha il suo modo di muoversi e ha le sue abilità, che durante il gioco, insomma, possono variare o possono aumentare. Per esempio, appunto, Ginevra avrà delle determinate abilità, mentre Lancillotto ne avrà delle altre, e via dicendo. Di base, il funzionamento standard è lo stesso, per cui si attacca in linea dritta, per cui in orizzontale e in verticale, sia avanti che indietro. Mentre invece ci si può spostare con la stance, che chiama, cioè la posa, diciamo, in diagonale, che permette di spostarsi in diagonale ma non di attaccare. E questo combinato con le alture, combinato con altri elementi caratteristici e andando poi a scontrarsi con tipologie di nemici diversi, che possono essere dalla fauna ostile, cioè serpenti, ragni, lupi, cani rabbiosi, a soldati invece fedeli a Mordred e quindi avversi a noi, al nostro tentativo di andare a dare supporto a Re Artù, ognuno di essi ha praticamente un modo leggermente diverso di muoversi, di mangiare i pezzi. Si può vincere in due modi, in queste battaglie, si può vincere o mangiando tutti i pezzi nemici, oppure raggiungendo il capo opposto della scacchiera con uno dei nostri personaggi, per cui le tecniche sono due, o quella di riuscire a mangiare i pezzi o quella di riuscire a girarli in qualche modo, scappare in modo da superare questo problema, insomma andare oltre con la storia, con la narrazione. Se incontriamo dei personaggi, gli NPC, possiamo schierarli anche loro in battaglia dal secondo turno in poi, e ogni turno si muove, ogni giocatore muove un solo pezzo, come fosse una partita a scacchi, per cui tocca al bianco, decide di muovere la regina, tocca al nero, decide di muovere l'alfiere. Qua uguale, con i rossi e con i blu, noi siamo i rossi, l'avversario è il blu.
Cos'è che non mi ha convinto di Pendragon? Allora, iniziamo col dire che la durata è molto molto breve. Nel senso che entro 2 ore una run è completata. Ci sono all'incirca 6-8 zone che si incontrano prima di arrivare alla sfida campale con Mordred, che è sempre uguale. E quindi è molto breve, ma perché è concepito sulla ripetitività. Nel senso di rifare poi la stessa run con personaggi differenti per vedere gli output diversi. Un po' come anche 80 Days guadagnava molto sul fare delle run successive, perché poteva cambiare drasticamente se tu decidevi di andare prima per Istanbul oppure per Mosca. Per cui anche qua il discorso era, se tu scegli però Lancillotto, incontrerai delle persone diverse, andrai in delle zone diverse, eccetera, eccetera, sempre per arrivare però allo stesso punto, come in 80 Days era di fare il giro del mondo. Però qui secondo me non funziona, ed è un parere mio personale che penso, da quello che ho visto nelle recensioni, sia mediamente condiviso, ma non è un parere su cui tutti sono d'accordo, perché mi sono trovato comunque a condividere il mio parere con altre persone sul Discord ufficiale di Inkle, che hanno invece l'opinione opposta, cioè che hanno molto apprezzato questo tipo di setting per il gioco. Quello che ho trovato io è che sia tutto molto generico. Nel senso che la narrazione non è fortemente concatenata e che sembra davvero che vai in dei posti randomici estratti a caso da questo mucchio di posti generici, per cui può essere villaggio X o villaggio Y o villaggio Z, palude X, palude Y, palude Z, castello in rovina A, B o C, in cui incontri nemici random, per cui possono pescare E, possono pescare un NPC, possono pescare fauna, eccetera eccetera, e per arrivare appunto poi sempre allo stesso finale, allo stesso Mordred, allo stesso dialogo, alla stessa sfida finale in cui o vinci o perdi tutto, perché è all'ultimo sangue, per cui o vinci tu o vince Mordred. Per cui non è che rimane così tanto attaccato il giocatore a quello che è la narrazione, al voler sapere cosa succede e che esito avranno le sue scelte questa volta. Né tantomeno la parte di combattimento strategico tipo scacchi mi ha coinvolto così tanto da decidere di continuare a giocare il gioco a difficoltà più alte, perché all'inizio hai sbloccato soltanto, oltre ai due personaggi, la difficoltà super facile. Non mi ricordo quale sia il nome ufficiale, però insomma quella più facile in assoluto. C'è una scala di gradazione di difficoltà e tu puoi solo farla super facile. Una volta che la termini a quella difficoltà, puoi farla a difficoltà facile. Se completi a facile puoi farlo a normale, poi se lo completi a normale puoi farlo a difficile, eccetera, eccetera. E quindi pian pianino puoi sbloccare un tot più avanti di questo livello della difficoltà. E molti, da quello che ho visto, hanno giocato pian pianino a difficoltà diverse in modo da trovare più challenging, più avvincenti le partite in questa parte di combattimento strategico, che io non ho trovato così coinvolgente, nel senso che molto spesso in tutte le difficoltà facili o comunque fino a normale si aspetta semplicemente che il nemico faccia uno sbaglio, perché come nel giocare a scacchi i computer sono abbastanza intelligenti da saper prevedere le mosse, soprattutto su una scacchiera così piccola e con così pochi pezzi. Mi sono trovato spesso a approfittare soltanto di quando l'AI faceva un errore. Non era tanto il fare meno errori possibili io, ma aspettare il passo falso, che poi per forza capitava, perché a un certo punto il morale scende, per cui l'AI si trova a dover fare un'apertura e quindi tu ne approfitti e via dicendo. Per cui nella narrazione, nel combattimento, mi sembrano sufficienti per renderlo un gioco divertente. Ho fatto 3 run, 2 con Lancillotto e 1 con Ginevra. Ho sbloccato un totale di 4 personaggi e sono arrivato alla difficoltà normale, diciamo che al terzo livello di difficoltà. E mi dispiace perché probabilmente era un titolo inferiore di Inkle che hanno voluto mettere nel mezzo, perché so che adesso invece ne è uscito un altro nuovo che sembra invece aver ricevuto delle recensioni positive.
Probabilmente è stato un titolo filler che hanno provato a fare per fare qualcosa di diverso, che avesse delle idee innovative, qualche gameplay innovativo, ma per quello che mi riguarda non ha funzionato, né dal punto di vista della narrazione né dal punto di vista del gameplay. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace alla recensione se vi è stata per caso utile, iscrivervi al canale se foste interessati a restare aggiornati su recensioni e video gameplay, e ci vediamo nella prossima recensione. Ciao a tutti, buona giornata.